Ciao, buongiorno. Sono qui a Jodhpur, sono circa le 8 del mattino. Ti faccio vedere un attimo un po' di panorama. Vedrai la mia faccia distrutta perché ieri c'è stato un viaggio di 8 ore e mezza in macchina su delle strade che chiamarle strade ci vuole tanta, tanta, tanta fantasia. In alcuni pezzi avrei fatto molto, molto prima a piedi, perché c'erano fosse, buche, mucche, centinaia di mucche, capre, pecore per la strada, cani, pioggia, diluvio, fosse. Vabbè, comunque sono arrivata distrutta, ma sono arrivata. Ti faccio vedere il panorama dalla terrazza di questa guest house. Bello, vero? Tra l'altro qui, essendoci la festa di Ganesha, ci sono stati canti tutta la notte. E ieri sera verso l'una si sentiva ancora cantare, sembrava avessero smesso, poi invece niente, hanno ripreso subito. E stamattina alle 6 ho sentito che continuavano a cantare. Tutto molto particolare. Diciamo che il video di oggi... Nel video di oggi ti voglio raccontare questo. Molto spesso non capiamo perché accadono delle cose. Accadono a volte delle cose che non riesci a spiegarti a volte il viaggio verso un qualcosa che tu stai aspettando può essere lungo, può essere complesso e può essere pieno di aspetti, che sembrano quasi portarti da un'altra strada. Ebbene, dopo l'ultimo video è successa una cosa veramente magica che mi ha dato la spiegazione del perché dovevo trovarmi qui in questi giorni. Tutti i puntini si sono uniti, tutti i fatti sincronici degli scorsi giorni hanno preso un senso È difficile spiegartelo perché ieri è stata veramente emozionante quando ho scoperto questa cosa. Ho avuto una visita da parte di Ganesha. Ieri mattina mi ha svegliato e ha fatto del lavoro su di me, sulla mia famiglia e mi ha raccontato tutta una serie di cose, compreso il fatto che lui adesso sarebbe stata una delle mie guide principali ed era importante che io vivessi tutto quello che ho vissuto in questi giorni perché lui potesse arrivare nella mia vita. È stato veramente molto bello, molto emozionante ed è il motivo principale per cui mi trovo qui in India. Infatti ti dico, nonostante tutte le belle esperienze, nonostante tutto ciò che ho vissuto, la trasformazione, la crescita, tutto quello che ho avuto l'opportunità di integrare dentro di me in questa esperienza così profonda, era tanto. Mancava un qualcosa, mancava il punto principale e questo si è svelato. E quindi mi fa piacere condividere questa cosa che è stata così emozionante per me ieri, infatti non ho fatto il video perché ero troppo in preda all'emozione, proprio perché molto spesso le persone mi chiedono, guarda, mi è successo questo, ma io non riesco a capire. Noi a volte siamo così sconnessi dalla vita e dalla realtà che a volte è talmente immensa e grande da non riuscire a renderci conto di tutto. Quindi se noi ci permettiamo veramente di seguire il flusso, di essere nell'amore e non nella paura, di farci guidare dall'amore e non dalla paura, dalla fede, dalla fiducia, di seguire il nostro cuore, allora possono accadere grandi, grandi cose di cui noi non possiamo essere consapevoli a priori. E se noi ci affidiamo veramente, la vita prende un senso, potrebbe essere anche nel medio o lungo termine. L'importante è affidarci e seguire qualcosa da dentro di noi che ci sta guidando.
se sei magari più aperto con i tuoi canali e sei capace di comunicare anche con i mondi sottili, qualcosa che ti guida anche che apparentemente sembra fuori di te. E quindi questo è il mio invito, affidati e anche quando le cose sembrano non avere un senso, se ti permetti di andare oltre e di continuare a seguire il flusso che ti guida, vedrai che un senso ce l'avranno. Ti abbraccio e ti auguro una meravigliosa giornata. Ciao.